di cantare in uno scenario tanto straordinario come Piazza del Duomo a Milano e oltretutto all'interno di un evento grande come andare a vedere lo spettacolo della croce? Innanzitutto penso che un'emozione grande, grande sia vivere insieme alle persone un'esperienza del genere. L'emozione non è grande, è immensa, però è un'emozione che non ci, non ci rigidisce, bensì ci apre. Ci apre verso una luce che è quella appunto, io lo spettacolo della croce, lei sta dicendo, io dico che la croce è luce e fa anche rima. E quindi eh, per me, io vivo la croce, eh, adoro, adoro questo simbolo meraviglioso, eh, portatore di pace, di benessere, di amore. E quindi non potevo che non donare la mia voce, la mia, il mio dono ricevuto proprio. Per, per grazia ricevuta eh, di cui tutti i giorni me ne, <ride> ne faccio uso, quindi non, non, offri, non poterlo non offrire per un'occasione del genere, e soprattutto con un'orchestra di, di giovani talenti, di giovani ragazzi, a me mi si apre il cuore, quindi non, eh, non è tanto l'emozione di essere in una piazza gremita di gente, ma soprattutto in una piazza gremita, spero e voglio, di fedeli. Quindi di gente che è lì con la voglia di partecipare, con la voglia di essere uniti per un qualcosa eh, di, di, di forte, un qualcosa che tutte le piccole cose fatte con amore e passione portano a un cambiamento. Io penso che un'esperienza del genere, un concerto meraviglioso sotto la Madonnina, eh, così chiamata, eh, penso che porterà a tutti solamente del, tanto amore. Perché questa partecipazione all'8 maggio? Perché mh, pensa, cioè, mi è stato chiesto di partecipare cantando L'alleluia di Leonard Cohen, che è un pezzo che io comunque amo e che canto da tantissimo tempo, quindi l'idea di poter condividere questa cosa anche insieme ad un'orchestra mi piaceva moltissimo, che insieme a tantissime persone in Piazza Duomo mi è sembrata bella. Eh. Che bel connubio, l'alleluia e Leonard Cohen. Sì, esatto, è proprio quello che mi affascina di questa canzone. Anche tutte le versioni che hanno fatto, però, comunque, cioè, spero di fare una versione che sia apprezzata, ecco, perché comunque è una grande sfida riuscire a rifare quella canzone a modo proprio. Ecco. Un'emozione essere in Piazza del Duomo. Sì, 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 per me è grandissima perché sarà un palco enorme per me. Io finora non ho mai suonato, cantato davanti a, a. cioè in un contesto come questo qui, quindi sicuramente sarà una, importante. Ecco. In bocca al lupo. Crepi. Cosa significa dirigere un'orchestra giovane però in un palco straordinario come quello? Della Piazza di Milano, del Duomo di Milano. Ma è una grandissima emozione e in particolare questa orchestra che ha anche un significato molto particolare, essendo l'orchestra del sistema di Cori Orchestra Giovanili in Italia, che ha una particolare attenzione verso soprattutto i ragazzi che hanno più bisogno e che attraverso la musica hanno la possibilità di esprimersi e quindi di trovare un tipo di attività che li, li gratifichi, e anche li migliori eh, come persone, li, li aiuti a suonare insieme gli aiuti a fare gruppo. Quindi questo progetto che è stato voluto dal Maestro Claudio Abbado tre anni fa, in Italia sta, si sta evolvendo in maniera molto significativa anche sul livello nazionale e eh, giovedì sera si esibirà l'orchestra del sistema della Lombardia, quindi quella regionale. Quindi un bel modo di venire a vedere lo spettacolo della Croce nella Professiofide della diocesi di Milano e anche per rendere omaggio al Maestro Abbado recentemente scomparso. Certo, questo progetto è stato uh, voluto in Italia dal maestro Abbado, prendendo proprio spunto e portando quella che è stata la sua esperienza che, eh, che lo ha letteralmente affascinato, quella venezuelana, laddove il sistema è una realtà molto, molto presente, molto radicata. Ecco, speriamo che in Italia forse di sistema a quel livello per togliere i ragazzi dalla strada non ne abbiamo bisogno, però abbiamo bisogno sicuramente di fare sistema. Per creare qualcosa di bello e per valorizzare quello che è il nostro patrimonio culturale, perché forse dal punto di vista culturale un bel lavoro da fare c'è. Qual è l'idea che guida questa regia un po' speciale? In fondo, in Piazza del Duomo, lo spettacolo della Croce con tanti artisti contemporanei e tanti giovani? Sì, è uno spettacolo un po' speciale perché è un racconto, è un incontro tra la Chiesa di Milano e la città. Il cardinale che porta la croce di San Carlo in giro per tutta la città durante la giornata e la sera viene così raccontata tutta la piazza. Quello che ci sta dietro è un'idea molto semplice, che la croce esca dal Duomo di Milano e porti la luce. Lo spettacolo inizierà proprio così, con tanti ragazzi che porteranno la luce sulla piazza, tanti testi, tanti racconti, tanti grandi autori, penso. A Testori e a Manzoni, due grandi lombardi, un po' lontani come tempi uno dall'altro, ma così importanti perché hanno saputo raccontare questa città sia nelle sue gioie che nelle sue ferite. Eh, e poi la musica, eh, Alessandro Cadario che dirigerà l'orchestra, un'orchestra tutta di giovanissimi musicisti. Quindi l'idea è quella di mettere tanti ragazzi, tanti giovani e anche tanti grandi artisti e grandi autori a servizio del racconto della Croce. Un momento importante, l'8 maggio, ma perché un cantante di successo popolarissimo fra i ragazzi e anche fra i meno ragazzi, come per esempio me, sente il bisogno di andare a vedere e partecipare allo spettacolo della Croce? Ma innanzitutto questo invito è arrivato in modo inaspettato perché, benché sia stato accolto anche con un po' di stupore, io credo che laddove si parli di giovani, non giovani e dei nonni di questi giovani, eh, tu hai un contatto importantissimo con una delle cose più delicate della nostra esistenza, ovvero la tua proiezione spirituale. Adesso non stiamo a parlare del credo di ognuno. E nemmeno di che tatuaggio porta un ragazzo, se ha dei simboli in sanscrito, se ha delle cose buddiste o se è un ragazzo comunque che segue tutte le domeniche la messa. C'è comunque la tensione e la tendenza a cercare quell'altrove che tutti quanti coltiviamo volontariamente o involontariamente fin dalla nascita. Quindi per me questo, oltre ad essere una grandissima opportunità per conoscere e per interagire con, una, con uno strato così importante dell'esistenza, è anche un modo per... Poterci essere con un messaggio che non è assolutamente imparruccato dal pubblico perché è solo la ninna-nanna del contrabbandiere che molti hanno deciso essere quasi una preghiera, e di fatto lo è.